Sanremo. E allora, vivendo adesso, dirige l'orchestra il maestro Pinuccio Pirazzoli, canta Francesco Renga. Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. È con una che non sai, è con un modo di parlarti d'amore. A te che cerchi di capire e che provi a respirare. Sai bene dove sei e non ti importa anche se in fondo lo sai che ti manca qualcosa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai. È un segreto tra di noi, tu ed io in questa stanza d'albergo a dirci che stiamo solo. A te che ti è sconfitta, ma che cerchi di salvare quello che resta, quello che resta. Sai che non ti volterai, che non ti nasconderai sempre dietro all'ennesima scusa, la stessa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io soltanto, il fuoco e le fiamme a dire che stiamo solo facendo sesso. Tu amami ora come mai, tanto non lo dirò, è un segreto tra di noi, ma vorrai soltanto tu. Fossi già sicura che stiamo solo vivendo adesso, che stiamo solo vivendo adesso, che stiamo solo vivendo adesso. Grazie. Bravo! Altra standing ovation! Grazie. Bravo, bravo anche da parte dei tuoi compagni di viaggio. Guarda anche quella fila lì importante, quei cinque sì, che arrivano la prossima settimana. Bene, bene, bene. Allora, Loretta, inizio da te. Aspetta, aspetta che si devono scatenare. Loretta. Bravo. Proprio bravo, era bravo, un chapeau. Bravo. Sa che ne devo fare due, chapeau, chapeau. No, veramente, vocalmente, canti anche molto, molto bene, cioè vai a tempo, sei, cioè, non so. È tale quale. Perfetto. Sì. Vincenzo. Tra l'altro credo che per Antonio questo sia stato, penso, di tutti quelli che hai fatto il più difficile, il più lontano da te. Il più lontano da te. E anche sempre anche, su ci vuole. Sì, anche visivamente. Poi lui ha questo modo di cantare così capace di controllare la propria voce. Sì. Ho trovato una esibizione eccellente. E io che non ho mai fatto scuola di canto, la faccio con loro. A parte qua, Lucia. Nella mia vita. Accademia, l'accademia di tale quale. Lucia. Pensateci. Eh no, bravissimo, anche perché penso questo è un pezzo difficilissimo, tostissimo, che va molto su e ti mancava solo poco poco la piacionaggine che c'ha a volte Renga, che quando canta è un po' soffico, lo so. Molto ferrata in questa cosa, in questo dettaglio, però volendo... Ma quello è Zulander. Zulander, vero? Giorgio. Esatto. Messancella arriva sempre a sconvolgere tutto, perché poi alla fine no, è chiaro, lui lo fa di mestiere, quindi naturalmente bisogna tenerlo in considerazione, no? Rispetto magari ad altri che non è il loro mestiere ma hanno un grande impegno, quindi è per questo che alle volte le valutazioni sono difficili da fare. Però se uno è bravo bisogna dargliene atto, ed è bravissimo. Grazie. Vogliamo sentire Nino, uno di famiglia? Mi è piaciuto.
Mi è piaciuto, ma si può organizzare così, se mi dai il permesso, un poco di serate facendo finta che mandiamo a Mena, mandiamo. Ah, così. Si può fare? Si può fare? No, non si può fare, non si può dire. Organizzare. No, no, guardi. Ti do il 15%. Ma no, ma non lei capisco che è uno di famiglia e fa queste cose, ma non è il caso, boss, non è il caso. Bravo, accomodati. Grazie. Pure.